passiamo ad un altro aspetto, va, Francesco. Sì. Allora, voi sapete che noi siamo pagani politeisti, cosa vuol dire? Vuol dire che le persone non sono degli oggetti di possesso, ma sono dei soggetti di diritto. Tutta lì la differenza. Cioè, mentre un cristiano ritiene che le persone siano oggetti di possesso, possedute dal proprio Dio, c'è una citazione recente di Ratzinger che dice Dio mette l'anima dentro le cose, no? Dentro gli oggetti. Sì. In realtà è una citazione modificata su una citazione di Paolo di Tarso, che dice che Dio è il vasaio e il vaso non chiede a Dio cosa deve fare o cosa non deve fare o perché l'ha fatto in questo o in quel modo. Cioè, mentre per i cristiani le persone sono oggetti di possesso, per cui sono possedute dal Dio, sono possedute dal pazzo di Nazareth, sono possedute dal prete, sono possedute da razzi, che sono possedute, per cui possono essere comperate e vendute. Cioè, allora sì, c'è la nel cristianesimo le persone sono mercificate. Per i pagani politeisti invece le persone sono dei soggetti di diritto, cioè hanno il diritto di essere persone a pieno titolo nella società civile. Piccola differenza, non so se è solo una piccola differenza. E naturalmente, siccome le persone sono create da Dio, per un cristiano le persone possono essere stuprate. Basta possederle, perché tanto io sono Dio, cosa vuole il vaso? Dire a me cosa io voglio fare di lui, viene lui a discriminare cosa io faccio. Che diritti ha il vaso? Nessuno. Sei creatura. Paolo di Tarso, questa è una citazione. E così ogni tanto noi abbiamo queste notizie, è la notizia di cui parliamo adesso, è suora stuprata, manette al frate ultra. Allora, prima di parlare di questo padre Bisceglia, io vi ricordo un'altra cosetta, che esistono dei rapporti interni alla Chiesa Cattolica, che la Chiesa Cattolica sta nascondendo pesantemente, e che sono rapporti di centinaia di suore stuprate in Africa, dei missionari. Dico centinaia di suore stuprate dai missionari. La denuncia è stata fatta quanti, 10 anni fa? Sì, ma noi abbiamo ricordato anche che in Vaticano qualcuno lo scorso anno ha detto che molte delle suore deportate dall'Africa finiscono a fare le prostitute. Questa fu la denuncia di un vescovo nigeriano, che diceva praticamente le suore portate dall'Africa in Europa spesso finiscono a fare le prostitute. Perché questo? Perché esistono delle leggi assassine. Per esempio in Italia esiste una disposizione fatta a favore del Vaticano secondo cui il Vaticano può importare tutti gli extracomunitari che vuole all'interno della sua organizzazione religiosa e non deve sottostare a nessuna legge e a nessuna regola. Però è un ricatto infame, perché se questa persona cessa di essere all'interno della struttura religiosa, viene cacciata via come immigrato clandestino. Lo sapevi questo, Francesco? Sì, non mi avevi accennato. Il discorso avvenne per una suora filippina, emigrata in Italia in un convento, in cui la superiora scoprì degli sms pseudo-amorosi sul suo telefonino. Niente di particolare, venne cacciata dal convento e venne messa sull'aereo e stradata come immigrata clandestina. Cioè, che è una cosa veramente infame. Cioè, effettivamente queste persone non solo vengono qui, ma vengono qui anche ricattate dalla Chiesa Cattolica, cioè effettivamente commerciate come bestiame. Cioè, non hanno nessun diritto, vi rendete conto, come persone? Sono oggetti di possesso. Ed è una cosa vergognosa. Cioè, non solo incostituzionale, ma squallida. Bene, e comunque qualcuno gli ha dato questo privilegio alla Chiesa Cattolica. Naturalmente questo non è solo un privilegio giuridico, è una condizione mentale, cioè praticamente mentalmente il prete è padrone del suo sottoposto, mentalmente il vescovo è padrone di tutti gli altri, mentalmente il papa è padrone di tutti gli altri. Ricordo che il papa è l'unico persona a cui tutti gli imperatori baciano i piedi, c'era l'altro che è fatto per statuto, dettatus papi. E naturalmente questo si ripercuote dal punto di vista psichico, dal punto di vista emozionale, per cui noi abbiamo sempre, continuamente, violenze sui bambini, violenze sui più deboli, e quelli che hanno, fra i preti che hanno voglia di fare violenza, cosa fanno? Fanno i missionari. Cioè tutti i missionari cristiani sono responsabili di violenza su persone indifese, tutti indistintamente, senza nessuna distinzione. Bisceglia invece, che è perseguitato come Gesù, sì, povero, già. E quello che mi fa più schifo è che il sindaco di Cosenza
è preoccupato per la struttura, l'oasi francescana, che è un simbolo per la città. Cioè, si accetta che venga violentata questa donna. Oltretutto, ricordo che questa suora, prima che gli inquirenti facessero l'arresto, intanto l'arresto è partito perché questo stava scappando, perché aveva saputo dell'inchiesta. Secondo luogo, la suora è stata sottoposta sia a perizia psichiatrica, sia a perizia fisiologica, per verificare sia le violenze, sia la struttura mentale. Terzo, secondo, altre tre donne, e sono donne indifese, stanno testimoniando contro il prete. Quarto, ci sono tutta una serie di intercettazioni telefoniche che confermano le tendenze e le azioni di questo prete. Per cui qui non siamo davanti a un Marco Dimitri dove la Chiesa Cattolica organizza delle prove per metterlo in galera. Qui siamo davanti a uno che ha un potere all'interno della città e che fa effettivamente violenza sui più deboli. Cioè, quelle accuse che la Chiesa Cattolica, con Biffi e la sua organizzazione criminale del CRIS, ha organizzato sul satanista Marco Dimitri, in realtà la Chiesa Cattolica lo pratica quotidianamente. Francesco, sai qualcosa da dire prima di cominciare a leggere qualcosa? Sì, no, leggi pure così. No, perché effettivamente, anche perché non solo, oltre a stuprarla, hanno tentato anche di ammazzarla perché non testimoniasse. Drogata, picchiata, minacciata, bendata e legata al letto prima di essere violentata e filmata. È un racconto da girone infernale, la testimonianza resa dalla quarantenne suora siciliana ai magistrati cosentini. Nell'ordinanza d'arresto di padre Fedele Bisceglie, il sacerdote fondatore dell'oasi francescana Cosenza, si ripercorrono tutti gli episodi nei quali il monaco ultra avrebbe violentato singolarmente in gruppo la religiosa. Dal 28 febbraio al 29 giugno del 2005, giorno in cui il prete, con la complicità del suo segretario Antonello Gaudio, l'avrebbe costretta a ingerire una pastiglia nel tentativo di indurla al suicidio. Un calvario di 4 mesi, nel corso dei quali, tra le mura del centro di prima accoglienza, sarebbe successo di tutto, e non soltanto alla suora. Mentre Bisceglia, nel corso dell'interrogatorio ieri pomeriggio, ha dichiarato di dirsi innocente e a gridare al complotto, gli investigatori avrebbero raccolto prove definite importanti. Si tratta di CD sui quali sarebbero stati registrati alcuni filmati e una serie di immagini fotografiche. In più, agli atti dell'accusa sono state allegate numerose intercettazioni in cui il sacerdote fa esplicito riferimento a incontri sessuali. Una storia che, proprio per le accuse che ne sono derivate, ha spinto gli inquirenti a ordinare sia una perizia psicologica diretta a scandagliare la mente della vittima, sia una consulenza medica ginecologica per verificare il racconto offerto dalla parte offesa. E il verdetto ha confermato che la suora è stata violentata. Il primo episodio risalirebbe a febbraio. Padre Fedele stava per andare in Africa, continente dove ha operato a lungo come missionario. Recandosi nella stanza del frate per portargli il pranzo, la religiosa ha raccontato di essere stata assalita, picchiata e violentata. Per metterla a tacere, Padre Fedele l'avrebbe minacciata di ricorrere a un boss mafioso del paese natale della religiosa, dove vive la famiglia. Di ritorno dall'Africa il 29 marzo, padre Fedele torna all'attacco, la suora viene trascinata nella stanza del frate, qui entra in scena per la prima volta il suo assistente Antonello Gaudio, ora gli arresti domiciliari, insieme ad una terza persona. La suora viene drogata con una pillola che la stordisce, è ripresa con una videocamera e fotografata. Le immagini serviranno a ricattarla. In stato di semicoscienza sarebbe stata violentata da padre Fedele. Il terzo episodio è del 23 aprile. La suora viene bendata e legata per i polsi al letto con dei lacci emostatici che non lasciano il segno. Arriva uno sconosciuto che a quel punto approfitta della religiosa. Successivamente il frate gli avrebbe detto che per questa prestazione l'uomo ha pagato 160.000 euro. Analogo trattamento l'11 maggio, questa volta sarebbero stati donati all'oasi 100.000 euro. Queste erano puttanate che raccontava probabilmente il prete. L'ultimo dei presunti abusi contestati al francescano si verifica il 1 giugno. La suora se ne ricorda perché il giorno prima padre Fedele ha celebrato una messa all'oasi completamente ubriaco. Ma il calvario non finisce qui. Una violenza risale al 25 giugno. La donna viene attirata a bordo di un'auto da 4 uomini con uno stratagemma e, una volta condotta in campagna, viene violentata da uno del gruppo. Alcuni giorni dopo padre Fedele e Gaudio le danno una pastiglia nel tentativo di spingere la suora a suicidarsi, a lanciarsi dall'ultimo piano dell'oasi.
perché, annota la polizia, sapeva troppo e aveva visto troppo. A salvarla sarebbe stato l'improvviso arrivo di un ospite della casa. Per fortuna religiosa sarebbe stata trasferita a Roma, dove ha trovato la forza di confidarsi con la madre superiore, che l'avrebbe convinta a denunciare l'accaduto. Tra le carte dell'inchiesta vi sono anche le testimonianze di altre donne vittime del religioso, tra queste quella di una giovane ragazza rumena. Il 19 gennaio gli investigatori hanno sollecitato la procura ad accelerare i tempi, dal momento che il religioso era venuto a conoscenza di un'inchiesta aperta su di lui, tant'è che era pronto a fare i bagagli, a lasciare Cosenza, probabilmente per trasferirsi all'estero. Fate un po' voi, tiratevi voi le conclusioni, se le persone non sono oggetti di possesso, eh? Sì. E dopo Ratzinger fa un sacco di frignacce. Si può parlare appunto dell'amore cristiano, ma io voglio ricordare che non è il primo caso di sacerdote che ha a che fare con le comunità, perché ricordiamo che è stato già un sacerdote arrestato con reati non da poco, condannato perché aveva simulato minacce subite. Ha avuto parecchie condanne comunque. Sì, ecco. E tra l'altro, pur di salvarsi, aveva accusato anche ufficiali dei carabinieri, e tra l'altro aveva cercato di far denunciare con scusa di violenza un medico che aveva un rapporto sentimentale con una paziente. Perché poi lui aveva un rapporto sentimentale con una persona, e l'altro invece faceva violenza. Sì, e tenendo conto appunto che la cosa appunto qua è abbastanza normale nella violenza all'ambito di certi contesti. Ricordiamoci che qui vicino a Taggi di Sotto, qualche anno fa, noi l'abbiamo ricordato, che ci furono 1200 persone che firmarono un documento in cui dicevano che i loro figli erano maltrattati all'interno delle strutture religiose, mentre appunto facevano un campo. Abbiamo in questo caso appunto di un sacerdote che aveva il centro di accoglienza in Puglia, arrestato e condannato, perché aveva cercato di amministrare come voleva sulle cose. Ci sono in corso 3-4 processi, uno sicuramente in Emilia, che era un altro a Como, un altro, cioè proprio di violenze su persone indifese, capisci? Perché questo è l'orrore della violenza monoteista. È la violenza sulle persone indifese, sulle persone messe in debolezza. Cos'era quel decalogo del prete brasiliano? Cioè, pedofilo. Cercare sempre gente. Cercare sempre bambini di poveri. Poveri. Di classi disagiate, possibilmente che vivono solo con la madre, in modo da poterli ricattare meglio. E gli hanno trovato il decalogo. Sì, no, posso aggiungere una cosa che ha del divertente? Noi diciamo sempre che i cristiani sono molto molto abili nel cercare di derubare tutto, che sono astuti, ingannatori, furbi, qualsiasi cosa che possa essere positiva la prendono e la utilizzano. Allora io ti leggo un trafiletto che sicuramente tu capirai a cosa mi riferisco. La suora si è confidata con la madre superiore quasi per caso, a parte virgolette. Ho partecipato a degli esercizi spirituali e il padre che li conduceva ci ha proposto una riflessione su come liberarci delle nostre ferite. Ci ha detto di scrivere su dei foglietti e di bruciarli in un braciere. Chiuse virgolette. Cioè, questo appunto è, come sempre, una delle tante pratiche. Questo rituale qualche pagano lo conosce, nel senso che viene fatto in altri contesti, però visto che è un rituale che viene fatto, viene riciclato logicamente per cercare di mantenere le persone in silenzio. Perché è un rituale che ha valenza religiosa, no? Perché quando evochi il mondo che ti sta attorno, esponi te stesso, no? E allora scrivere su un biglietto esponendo se stessi dopo aver chiamato il mondo, crei una relazione empatica col mondo, e questo viene fatto nei rituali pagani, cioè viene fatto abbastanza sovente, insomma. Il problema qual è? È che ha anche un suo risvolto psicologico, cioè ti dici ti scarichi dalle tensioni, in realtà poco ti scarichi dalle tensioni scrivendo la tua rabbia su un foglio, se non chiami il mondo per fondere le tue emozioni col mondo. Cioè la valenza magica sta proprio all'interno di un rito pagano, e poi c'è il risvolto psicologico che tenta di essere sfruttato, no? È come quando diciamo meditazione, che anche i cattolici ormai si mettono a fare i ritiri spirituali di meditazione, che fa cagare,
cioè, tanto per essere chiari, insomma, se vuoi usare un eufemismo che possa rendere. Ma io direi appunto, cioè, questo era soltanto un lato, diciamo, di colore, come vedi, il come l'astuzia di cercare di derubare, di impossessarsi, di portare via le cose degli altri per cercare di far sopravvivere una struttura del genere. I giornali hanno pubblicato diverse intercettazioni di questo sacerdote e logicamente, come notate, sarebbe da chiedere come le possono essere inquadrate all'interno della nuova enciclica di Ratzinger sull'amore. Io mi voglio citare quattro di queste intercettazioni riportate dal Corriere della Sera. Ah, c'è su Corriere della Sera? Sì, hanno fatto un'intera paginetta. Con richiamo in prima pagina. Guarda, sul Gazzettino è venuta fuori la notizia prima e poi è sparita la notizia. Sì, sì, no, beh. Cioè, il Gazzettino ha silenziato. No, il Corriere della Sera è stato veramente un quotidiano. Ti capisci perché certi personaggi cattolici forse lo vogliono acquistare, perché effettivamente il Corriere della Sera, mercoledì 28 gennaio, ha pubblicato un'intera pagina solo sull'argomento con un tanto di foto e tanto di intercettazioni. E queste intercettazioni logicamente non sono, cioè, sono intercettazioni che hanno a che fare con la vita delle persone, non sono speculazioni, cose del genere. Ma allora, visto che, tra l'altro, io penso che sia qualcuno abbia voluto essere così, diciamo, maligno nell'accostare le due cose, cioè nel senso dell'enciclica di Ratzinger sull'amore cristiano e fare emergere questo amore cristiano. E vediamo, teniamo conto che questo frate arrestato a Catanzaro era quello che aveva convertito la pornostar Luana Borgia, nel senso che l'aveva tirata via perché era scandaloso che questa si facesse fotografare nuda. Io ho sentito le dichiarazioni di questo frate e ha detto: fa, da quando entrerà in convento non la vedrete più nuda, come la nudità fosse un qualcosa di vergognoso. È preferibile, per un cristiano, creare delle condizioni in cui delle persone vengano violentate che di vederle nude. Ma allora, prima intercettazione, 19 novembre, ore 22:45. Io vi leggo solo il titolo, non sto lì a leggere tutto il discorso. Padre Bisceglia è al telefono da più di mezz'ora con una donna di nome Giuliana, con la quale parla di rapporti orali. Forse si parlava di agape, non lo so. 23 novembre, ore 23:05. Ancora una chiamata fra padre Bisceglia e Giuliana. In questa chiamata la conversazione si concentra sul seno di un ospite della comunità guidata da padre Fedele. Logicamente è un argomento molto teologico parlare del seno di questa donna. Se poi, logicamente, allora, 1 dicembre, ore 1:30, è la conversazione più hard fra gli atti della richiesta di custodia cautelare. Ne riportiamo gli stracci meno volgari. Meno volgari. Il missionario parla al telefono con l'amica Migli e i due immaginano un rapporto sessuale. È una lunga conversazione. Migli è nell'ordine di custodia cautelare, è indicata come una donna di colore. Ecco, rendetevi conto che questi non sono commenti miei, questi sono la descrizione che dà di queste conversazioni il Corriere della Sera. Sono intercettazioni telefoniche agli atti del processo. 6 dicembre 22:39, padre Bisceglia parla con una donna non ancora identificata e si fa raccontare un sogno malizioso, forse era qualche forma di confessione telematica, telefonica. E pensate che ci sono, cioè, qui avrebbe il senso di leggere per capire proprio la perversione, la malattia, il disturbo della personalità, della sessualità che porta il cristianesimo. Pensate appunto che, tra l'altro, queste persone sono incapaci di conquistare, di sedurre, perché l'amore cristiano, fregandosi della persona, non è capace di cercare di sedurre, perché la seduzione appartiene al paganesimo. No, si arriva a questi sistemi di violenza, si arriva al punto di minacciare, ed è, pensa fra virgolette, con nome del mafioso anche. Il Corriere della Sera dice che per minacciare questa suora, aperte virgolette, sono un amico del mafioso Carmelo De Pasquale, chiuse virgolette. Cioè, non mi sembra che questo abbia sentito offeso di essere chiamato mafioso, e questo Carmelo De Pasquale, citato dal Corriere della Sera riportato, abbia smentito la cosa. E questo buon sacerdote, buon samaritano, non ha avuto problemi nel convincere una donna di stare zitta, che gli conveniva di star buona perché conosceva un mafioso. C'è un'altra dichiarazione riportata fra virgolette: l'amore cristiano
all'amore per gli altri. Aperte virgolette, il 29 giugno, prima di partire per Roma, il monaco e il segretario hanno tentato di farmi ingoiare una pillola il cui effetto avrebbe dovuto essere quello di spingermi a buttarmi dall'ultimo piano della oasi, chiuse virgolette. E come vedete, di fronte alle proprie responsabilità, di fronte alle proprie incapacità, la morte, la condanna al rogo, il bruciare il peccatore, era cosa di prassi. Questo, sì, perché è lei. È come nella cultura islamica, se una ragazza viene violentata, dice un orato alla famiglia, non è responsabile il violentatore, è responsabile la ragazza fatta violentare. E di conseguenza non viene ucciso il violentatore, perché almeno nelle antiche faide europee era il violentatore che veniva ucciso. No, nella cultura monoteistica, se una donna viene violentata, è stata disonorata, disonorata la famiglia, e la famiglia deve uccidere la donna perché ha disonorato la famiglia. Cosa fanno i bravi cristiani? Qua dice che, e fra virgolette, dice che il segretario ha cercato di fare questo. E questo è l'amore cristiano. Questo è l'amore che si vuole prospettare. Certamente io penso che ci possa essere chiaramente una bella indicazione di cosa è l'amore cristiano e di come ci si comporta con le persone. E vedremo come saranno gli sviluppi. Logicamente penso che gli sviluppi ce ne saranno moltissimi in questo senso e penso che sarà proprio importante comprendere. Sì, comunque il problema è sempre di questi centri, è sempre il problema dei seminari, è sempre il problema degli oratori, è sempre il problema delle parrocchie, è sempre il problema del circuito chiuso, no? Come una volta era l'orfanotrofio, come una volta erano altre strutture, dove effettivamente si pratica la violenza. Beh, Sister Act, no? Il film lo ha dimostrato, insomma, cioè, cos'è la violenza sul più debole? Cioè, nella gerarchia della Chiesa Cattolica il più forte ha il diritto di fare violenza sul più debole. Ne parleremo quando tratterò il discorso di Paolo di Tarso e la legge, no? Perché in Paolo di Tarso c'è l'affermazione secondo cui Gesù ci ha liberato dalla legge, e che ha un significato di liberarsi dalla carne, però quando lo usi in quei termini va a significare tutto un concetto dottrinale per cui il cristiano si sottrae alla legge, cioè al di fuori della legge, al di là. La legge serve per i miserabili, è come tutta la legge del cristianesimo, no? Cioè i 10 comandamenti servono per i disgraziati, per i poveracci. Nessuno va dal Papa a dire tu non devi uccidere, tu non devi rubare, tu non devi fare questo. Nessuno va da Dio, dal Dio dei cristiani, a dire tu non devi da uccidere. Lui che si vanta di aver macellato l'umanità col diluvio universale. Per cui c'è nel cristianesimo l'essenza stessa del genocidio, l'essenza stessa della distruzione dell'uomo. E il cristiano nella gerarchia non è che applica dei doveri nei confronti degli altri, come è nella gerarchia del lupo. Il lupo, il capobranco, ha dei doveri nei confronti del branco, ha anche dei diritti, ma anche dei doveri. Ed è il primo che soccombe per favorire il branco. Mentre invece nella gerarchia cristiana si macella i più deboli. Cioè il più forte è il padrone, colui che distrugge gli uomini proprio in funzione del suo Dio, maggior gloria del suo Dio. Ed è questo ciò che è miserabile nel cristianesimo, cioè l'odio per la società civile, l'odio per gli uomini, l'odio per i bambini, l'odio per le donne, l'odio per tutto ciò che rappresenta una tensione verso il futuro della vita. E questo è il cristianesimo è solo questo. Claudio, sapete che Claudio, per non darvi le telefonate, ha sabotato l'orologio della radio in maniera tale da non si vede l'orario. Sì, è giustissimo. 049-700-700-049-700-838. E il mondo si sta accorgendo della necessità del paganesimo. Sì, beh, d'altronde il monoteismo lo diciamo. Ma... Ciao, ciao, ciao. Ciao. Niente, però, prima di... Vabbè, a prescindere dal cristianesimo, ormai non c'è niente, qua che scrive su Corriere della Sera, non so se lo davi. Di oggi che dice? Amore, utopie, politica, l'enciclica di Ratzinger, le polemiche su Nietzsche anche, allora con Nietzsche, la Grecia e il marxismo. È ovvio. Chiaro, l'eros, la fede, il marxismo, la giustizia, la carità. E da stampare l'enciclica anche rilegata a 7 euro, e qui Ciascabi è un euro. Severino dice però... l'intervista di Severino, ma alla fine il vincitore è il filosofo Nietzsche, insomma, se riferisce a Nietzsche. Salta le transenne, guardie lo bloccano, paura in San Paolo. Uno che ha saltato le transenne e dopo sta bloccato. Gli è andata bene perché Roberto Porfili ci ha lasciato la vita, ci ha lasciato quello.
Dopo, a proposito, però, è prima di Stepina che... Beh, non so se sei l'arcivescovo del genocidio. Sì. Non, che ti ho letto, no, non c'ho il libro, ma io ho la rassegna stampa di quando venne fatto santo. E ti assicuro che la Repubblica allora, cioè io essenzialmente prendo la Repubblica il gazzettino, sì, ne scrisse alcune pagine, roba mettersi in mano i capelli. Sì, qualche delle fotografie, sì. Fotografie, bambini decapitati. Sì, cioè, sì, beh, tu pensa che un vescovo ortodosso di 90 anni gli hanno afferrato i piedi come fosse un cavallo. Sì, cioè, bruciava barba e via proprio a pesco. Cioè, solo un cristiano può fare queste cose, cioè, soltanto un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra può fare queste robe, ed è vergognoso. Addirittura uno si chiamava frate Satana, cioè andavano via, perché c'è fotografia qua pistola, sì, proprio, sì, sotto la tonaca. Sì, sì, che c'era le suore che marciava come esercito, no? Perfino, ho letto il libro qua, perfino i nazisti, no? Perfino sì, 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 esatto, anche loro c'erano stumegai, erano stumegai a ste robe. Perfino i nazisti, sì. E i nazisti, io voglio, non lo so. Oh, così era, cioè, ma allora guarda che la carneficina dei cattolici non ha precedenti, perché ricordi che il Dio dei cristiani ordina di sbattere le teste dei bambini contro le pietre. Infatti sulla strega, sul l'altro libro... sulle stregoneria che avevano sulle Pasque piemontesi, sbattevano le teste proprio nelle rocce, cioè nel 1650, cioè come rituale di uccidere, sì, proprio. Infatti è stato un po' cancellato questo passo della Bibbia, Chiesa Cattolica l'ha cancellato, ma è talmente forte nella storia che tutti sanno che Isaia ordina proprio di sbattere le teste dei bambini di Babilonia contro le pietre. Sì. E in più quelli d'Egitto, proprio una cosa, l'unica, il monoteismo, cioè che anche fanno disastri, che proprio gli ha fatto... distrutto il mondo, Dio distrugge il mondo con raffinatezza. Cioè, hai una voglia di distruggere, perché quando tu distruggi il bambino, distruggi il futuro, capito? Esatto. Cioè, distruggi la possibilità di costruire un futuro. E quando violenti il bambino, violenti il futuro, certo, ne violenti il futuro. Violenti il futuro, psicologicamente, e anche mentalmente, proprio lo blocchi, diciamo, come futuro. Come sì, no. Ecco, ho letto qua Karl Denzner, l'ultimo che è venuto fuori, in Germania stanno aspettando il nono volume. figurati, c'è un'attesa, cioè noi ne abbiamo parlato, ti dico, di Denzner, ne abbiamo parlato al congresso del Vucer di Anversa, sì. E neanche gli amici belgi delle Fiandre conoscevano Denzner. Ma siccome loro parlano tedesco, l'hanno ordinato in tedesco, no? Perché non c'erano tradotto. Niente, dopo il Gallo cantò ancora, Sodrino Cammino, Sodrino Leder, perché adesso mi sono appassionato a quel libro, che avevo un casino. E io l'ho finito! Ah, che peccato! L'ho finito! Ancora a leggere. Più di 500 pagine! Peccato! Dopo c'è la croce della Chiesa, non so se parla del sesso nella Chiesa, anche di Desner, non so se ce l'hai, sempre della Massari. No, io ce l'ho i dogmi di Desner. C'è l'anticatechismo e un altro, la Chiesa che mente, sempre di Desner, sempre da Massari, quelli grandi, là, tipo. Mm-hmm. Ecco qua, c'è sul Corriere qua. L'hanno messo in mezzo due pagine, giustizia e carità dopo la grande illusione. Cioè l'illusione, non so che è grande illusione, lo mettono fra Giuliano l'Apostata. Sì, esatto. Sì, ho visto che cita Giuliano l'Apostata, oltretutto lo cita a modo suo, cioè nel più ampio spregio che poteva fare, insomma. Sì. Beh, noi giovedì scorso parlo di Aristotele ed era citato anche Aristotele. Che parlò dell'amore come potenza divina. Vale. Poi dice, è sparito il moralismo sessuale. Spero di sì, non è ancora sparito veramente. Questo lo dice Alberto Melloni, non so se lo conosci Alberto Melloni. No, non lo conosco. Sei un autore che fosse stato profeta, Raoul Wallenghem l'aveva scritto ancora molti anni fa, ha detto sicuramente quando la Chiesa tirerà via il peccato, si userà il crocifisso come strumento sessuale, l'aveva scritto già
quasi 10 anni fa. E come corona c'è anche Madre Teresa di Calcutta qua. Ecco, come la medaglia Publio Vigilio Marone, Descartes, Gregorio Magno e via dicendo. Va bene, va bene. Ok. Non ho poco niente da dire, insomma. Ciao. No, siamo effettivamente in una situazione col cristianesimo veramente atroce. Il problema è che troppi politici stanno pensando di avere voti, stanno pensando di avere potere favorendo questo, e non si rendono conto invece che è esattamente il contrario che sta avvenendo. Il problema è che ci vuole coraggio. Sì, ma il problema è che i politici non lo fanno per opportunismo, ma lo fanno per convinzione, e questa è la cosa più pericolosa. Cioè, nel senso che quando abbiamo il politico cristiano, non tanto per convenienza, ma perché aderisce a quella visione del mondo, il pericolo è quello. Pronto? Sì, sono Giuliano dalla provincia di Venezia. Dimmi. Niente, volevo sapere se magari più avanti in programma avete delle, sì, sempre delle trasmissioni così, però magari che parlate anche tipo anche un po' delle altre Lisoni, perché sappiamo benissimo che... No, scordatelo. Magari contro, non so. No, assolutamente no. Perché noi non facciamo dell'odio religioso, noi facciamo la libertà nel nostro sistema sociale, e la libertà nel nostro sistema sociale è annientato dalla Chiesa Cattolica. Esatto. Comunque, quando parliamo di monoteismo, li prendiamo dentro tutte e tre. Sì, infatti ho sentito anche prima che vi rilassavate un po' all'Islam, esatto, alle violenze. Ok. Va bene, complimenti per la trasmissione. Grazie, ciao. Pronto? Signori, buongiorno, velocissimo. Basta che 30 secondi di uno, tanti no. Perché la devono sempre, ma te la sento ogni parola, tutti, e va bene, tutti. Dunque, esportare, chi sta il Papa, chi ha detto, non è Papa, è la regione, che ha detto, che esportare i kamikaze, se li esporti i kamikaze, i palestinesi, c'è la pace senz'altro. Però la regione cattolica, cristiana, gli esporta il mondo, gli vai esporta il mondo. E roba, perché? Guarda, ti parli dei suoi, assomiglianza ai loro colpevoli, perché gli vuole somigliare ai loro colpevoli, perché loro vogliono avere il culo, per prendere e rubare, perché siccome che le mogli nostre, le mie, la compagna come che dice Adamo, ma le puttane e pantegane, invece quei preti, qui che va, che vende scrigno, e che vende lo spartire, e se lì è troiano, quelle troiano, e il corso che non mandi, Ciao, 47 secondi, perciò anche troppo. Sì? Buongiorno. Senta, amico, avrei bisogno del numero del telefono. Non diamo il numero di telefono in questa trasmissione. Ciao. Chiama casomai il 049-707-77 e dopo. Pronto? Te lo diciamo. Sì? Ragazzi, sono Giustinella. Ciao, bella. Chiedo scusa per quei signori di Vicenza e grazie della vostra superstazione. Ok. E non dico altro, vi ascolto con rispetto e venerazione. Grazie. E chiedo scusa. Ciao Giustinella. Ciao. Per quell'ascoltatore che aveva bisogno di un numero telefonico, chiami fra poco 049 700 777 e gli diamo il numero che gli serve. Bene, noi la trasmissione qui la stiamo chiudendo, non vedo ancora il viso, ma vabbè, insomma, arriverà. Allora, niente, io tanto di tutto vi ricordo l'appuntamento per sabato 28 gennaio alle ore 20:30 qui a Radio Gamma 5, dove terremo il dibattito sul crogiolo dello stregone relativo al giudizio di necessità. Vi ricordo che tutti i dibattiti del crogiolo dello stregone hanno un fine preciso, cioè hanno il fine di portare l'individuo a trasformarsi nella società in cui vive. I primi 10 dibattiti abbiamo riportato l'individuo nella natura. Con questi 5 dibattiti che facciamo adesso, questo è il terzo, il giudizio di necessità, parliamo dei 5 elementi per agire all'interno del sistema sociale in cui siamo, cioè nella cultura in cui siamo e nel mondo in cui siamo. Con gli altri 4, invece, gli ultimi 4 dibattiti, parleremo dei mondi della percezione e come percepire il mondo.
e l'argomento di sabato è il giudizio di necessità, per cui l'appuntamento è alle ore 20:30 qui a Radio Gamma 5. Vi ricordo che quest'anno la sala è riscaldata, non si batte più i denti come l'anno scorso, vi ricordo che l'ingresso è sempre gratis e comunque le modalità del dibattito sono sempre le stesse. Io ho un testo da leggere, ogni tanto mi si ferma, e interlochiamo, discutiamo, parliamo, diciamo, facciamo, insomma, ecco, questo è le modalità del dibattito. Io ricordo gli ascoltatori, giovedì 9 febbraio alle ore 21 presso il pub Imbolc in via Aureliana 11, Montecorvo Terme. Ci sarà l'incontro veneto dei Wiccan e dei Pagani, che si chiama Venetian Pagan Mut. Chi vuole venire sa che ci trova lì, c'era un tavolo riservato a noi, si può parlare di paganesimo e conoscerci. Ciao a tutti.